Volontariato informa. Notizie dal Centro Servizi per il Volontariato di Napoli. Si terrà mercoledì 5 maggio presso la Sala Gemito della Galleria Principe di Napoli il premio La Terza Napoli, la città che eccelle. L'evento spettacolo promosso dall'associazione L'Emiciclo Ollus è arrivato alla sua terza edizione ed anche quest'anno vedrà la partecipazione di personalità di rilievo nazionale. Per informazioni sugli inviti è possibile contattare lo 081 25 97 153. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. L'associazione interdisciplinare Ecoterapia Onlus promuove per il giorno venerdì 7 maggio il seminario sulla formazione professionale degli operatori di attività, educazione e terapia con gli animali. L'evento si svolgerà presso la sede congressuale della Regione Campania alle ore 13:30. Per maggiori informazioni www.csvnapoli.it. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Partirà sabato 8 maggio il laboratorio Percorsi di legalità, realizzato nell'ambito dell'iniziativa Scampia Trip Project. Il progetto, che vuole abbattere lo stereotipo negativo legato al territorio di Scampia e restituire a questo quartiere della periferia napoletana un volto diverso, prevede l'attivazione di percorsi formativi, laboratori, seminari e tante altre attività rivolte ai giovani del territorio. Per informazioni sulle modalità di iscrizione, www.csvnapoli.it. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Si terrà venerdì 7 maggio presso la struttura circondariale minorile di Nisida il secondo incontro del ciclo Prevenzione e Solidarietà organizzati dalla sezione LILT di Napoli. L'associazione sarà presente coi suoi volontari per affrontare i temi dell'educazione alla prevenzione e per parlare delle gravi conseguenze del fumo. Per maggiori informazioni www.legatumorinapoli.it. Volontariato informa. Notizie dal CSV Napoli. Si terrà martedì 4 maggio presso la sala multifunzionale Don Bosco in via Prisco a Bosco Trecase il primo dei due incontri previsti nell'ambito dell'iniziativa Le strade della legalità. L'evento, promosso dall'associazione di volontariato Vivi Bosco, vuole essere un itinerario culturale di educazione alla legalità. Volontariato informa, una produzione di Radio CRC Targato Italia in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Napoli.